Ecco, qui si commercia. Forse a te interessa più questo dell'architettura. Sì, è vero. Siete degli artigiani straordinari. Ma a me interessa tutto della vostra città. Non riesco a staccare gli occhi da tutte queste meraviglie. Che significa quel drappo rosso a quella bottega? Ne ho visti tanti di simili. Indicano i banchi chiamati a pannello, dove si fanno piccoli prestiti con tropegno e con interessi. Ma come? Allora l'usura è illecita a Firenze? No. L'usura è illecita a Firenze come in ogni città cristiana. Ma quando un artigiano ha bisogno di un piccolo prestito di 3, 5, 10 fiorini per il suo lavoro, non può certamente andare a procurarseli presso le tavole dei grandi banchi. E allora viene in uno di questi banchi a pannello. Porta un mantello, un paio di calzari, un paiolo ed ottiene il prestito. Così compra il materiale che gli serve per il suo lavoro. E quando ad opera finita il suo cliente gli paga la giusta mercede, torna al banco con la somma avuta in prestito, riscatta il suo mantello, i suoi calzari, il suo paiolo, lascia una piccola usura e torna a casa con il guadagno e tutto va bene. Beh, così mi confermi che a Firenze è consentita l'usura? Assolutamente no. E comunque non è Firenze che pratica l'usura, sono i banchi a pannello. E la Repubblica impone ad essi un'ammenda, una multa per il loro peccato. Se è vero che la città proibisce l'usura, come fanno questi a esporre il drappo rosso perché la gente sappia dove si presta denaro? Queste botteghe hanno il drappo rosso perché così mostrano di aver pagato la multa di 2000 fiorini per un anno d'usura. I proprietari di questi piccoli banchi sono pubblici peccatori e così tutti lo sanno. Guai a loro se ai commissari della Repubblica viene denunciato che il tasso di usura che praticano è troppo alto. Questo dimostra soltanto che ricorrendo a delle sottigliezze e a delle ipocrisie si può eludere qualsiasi legge.